Prego i consiglieri di prendere posto in modo da poter iniziare. Allora, io lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Biondo, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Allora, possiamo aprire la seduta con 14 presenti, ci sono 10 assenti di cui 1, 2, 3, 4 giustificati e sono Carlone, Gunnella, Lazzari e Stelitano. Apriamo quindi la seduta. Ok, allora, intanto volevo dire che c'è stata una richiesta di audizione da parte di un gruppo di persone lì nel pubblico. Volevo solo ricordare che oggi è una seduta piuttosto lunga e piuttosto pesante, se non, noi preferiremmo non dover interrompere il Consiglio per portare a termine i lavori di oggi che sono molti. E quello che possiamo consigliare sicuramente è una richiesta di convocazione in giunta o anche semplicemente venire nelle commissioni dove è possibile esporre tutto, in modo che possiamo oggi terminare la scaletta dei lavori, che è veramente piena, come vedrete. Allora, vediamo subito il primo punto. Allora, io preferirei di no, se ci sono. Allora, io le vorrei dire che non si può intervenire, il pubblico non può intervenire in consiglio, il pubblico non può intervenire in consiglio, c'è bisogno di una sospensione del consiglio per l'audizione del pubblico. Le ho appena detto che c'è una scaletta piuttosto lunga, quindi se lei ci manda avanti con i lavori in scaletta. Lei non può parlare, non mi faccia fare la cattiva, non può proprio parlare, io non voglio essere, devo far rispettare un regolamento che è quello che c'è ed è visibile. Lei non può, io non so come dirlo, lei non può parlare. Arrivederci. Arrivederci, mi dispiace, ma il regolamento vale per tutti, non è che vale per noi o ce lo siamo inventato, il regolamento è il regolamento. Parlano dal pubblico quando non si può, va bene, ne prenderemo atto. Le commissioni, lo ricordo a tutti quelli che sono presenti, sono aperte a tutti e anche il consiglio in certi momenti si può interrompere per dare la parola, però oggi abbiamo un consiglio denso, l'avevo già accennato al signore, a volte si tratta di chiedere anche pazienza e rispetto delle regole, tutto qui. Allora, ci sono due interrogazioni,
Io non so se l'assessore è stato contattato, già l'assessore che deve scendere per le interrogazioni? Sta scendendo. Allora, prima ancora delle interrogazioni vorrei informare che è stata fatta una richiesta urgente di consiglio straordinario che è già stata protocollata adesso e per questo motivo io vorrei convocare subito una riunione dei presidenti dei gruppi consigliari, seduta stante, interrompere il consiglio, quindi mi scuso ancora col signore che se n'è andato poco paziente, ma noi abbiamo qualcosa di urgente da dover discutere in tempi abbastanza imminenti, quindi chiedo la sospensione del consiglio per la riunione dei presidenti dei gruppi consigliari, grazie. Scusate, non riusciamo a capire da parte delle opposizioni perché stiamo sospendendo il consiglio adesso per perché fare la capigruppo quando quando la richiesta di consiglio ha validità 10 giorni, quindi appunto deve essere convocato entro 10 giorni e la può essere, visto che c'è prossimamente ci sarà un'altra capigruppo, può essere discussa direttamente in quella capigruppo, perché cioè non c'è mai capitata che fosse sospeso, vede, il consiglio per una decisione che non riguarda il consiglio e che in realtà non riguarda neanche un oggetto. Riguarda più che il consiglio, perché come lei sa la prossima settimana magari non ci saranno assessori, non ci sarà la giunta, io immagino che se si vuole un consiglio con delle risposte magari gli attori devono essere presenti, pensavamo di fare cosa gradita. Certo, chiamare anche domani adesso può essere fatto. Anche domani i cittadini stanno aspettando, perché siamo qui ad aspettare l'assessore o il presidente che in alternativa venga a rispondere a delle interrogazioni. Visto che è molto denso, come dice lei, sì, la struttura del consiglio, sospenderlo per un oggetto che non è neanche previsto nel consiglio di oggi non va. Meglio allora andare avanti con i punti all'ordine del giorno. Se lei poi ci sta dicendo adesso che non c'è né l'assessore né il presidente, no, per rispondere questo lo sto dicendo, ho detto potrebbe essere, non lo so. Allora ci siamo un attimo consultati qui da questa parte del tavolo per cercare di capire quale fosse la cosa più giusta per accontentare tutti, cioè le esigenze di tutti, e ci sembrava la cosa più normale. L'ho chiesto anche ad alcuni capigruppo. Poi la Vitrotti è arrivata adesso, la consigliera Vitrotti, mi dispiace, forse non sapeva di questa discussione, ho già sentito il consigliere Toti, il consigliere Guido, ci sembrava la cosa più giusta riunirci 5 minuti per cercare di capire in che modo fare. Ha sentito tutti tranne la prima firmataria di quella richiesta, quindi magari poteva richiedere. La prima firmataria di quella richiesta, benissimo. Non poteva chiedere, comunque no, è urgente, ma abbiamo 10 giorni, quando procedere al consiglio. Quando ne stavo parlando lei non era in aula, quindi mi dispiace, se non le piace la proposta, consigliera Cerconi, si figuri. Abbiamo un consiglio con 8 atti più o meno, se possiamo andare avanti e farlo invece che discutere su una capigruppo che può essere fatta domani o dopodomani, va bene, forse anche meglio. Io non ho problemi, possiamo andare avanti, allora cominciamo con i primi punti, visto che l'assessore non è ancora presente, cominciamo con i primi punti all'ordine dei lavori. Ah, eccola. Allora, fermo restando che i tempi, forse la consigliera Cerconi non lo sa, non ricordo se era presente all'ultima conferenza dei gruppi consigliari, l'elenco degli atti da dover deliberare è veramente lungo e ci trovavamo in difficoltà nella scaletta di questo mese, per questo stavamo decidendo anche con il direttore e l'ufficio consiglio come poter fare per incastrare il tutto, e avere tutti gli attori qui adesso era forse giusto e sensato. Io rimanderò la discussione come ultimo punto, riproporrò di nuovo la conferenza urgente dei presidenti dei gruppi consigliari perché continua a sembrarci la cosa più sensata. Grazie. Allora, lascerei la parola per il punto primo, all'interrogazione numero 37/2017 a firma della consigliera Cerconi, avente ad oggetto Centro Civico Via Polia, Via Mantea. La parola quindi alla consigliera Cerconi per presentarla e illustrarla. Buongiorno presidente, buongiorno consiglieri. Per quanto riguarda la situazione del centro civico di Via Polia, Via Mantea, di sicuro non è una novità. La storia va avanti ben dal 2008, non ripercorro tutte le tappe perché sono ben note e ho pochi minuti per spiegare i motivi per i quali viene nuovamente ripresentata un mese fa, quindi il 28 giugno 2017.
e la ripresento alla luce di ulteriori novità che ci sono state recentemente a seguito, a successivo ovviamente all'interrogazione che è stata depositata. Ricordo all'assessore che in data 10 novembre 2016 l'attuale Municipio VII ha votato favorevolmente una risoluzione avente ad oggetto collaudo e presa in consegna delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la costruzione del complesso alberghiero via Siderno, centro civico ed impianto sportivo. Ad oggi, dal 10 novembre 2016, quindi dopo un bel po' di mesi, non abbiamo avuto alcuna novità, se non quella che a seguito di diatribe interne allo stesso centro civico non c'è più la luce e sono anche a rischio emergenza acqua, non quella che c'è a Roma, ma le bocchette dell'acqua rischiano di essere chiuse. Ora, il problema che si è posto, io non voglio entrare nei meriti politici, so già che si dirà dal 2008, quindi Alemanno Marino, su e giù, la responsabilità non è la nostra, c'è la procura. La domanda è una: che cosa intende fare il municipio su questo centro civico? C'è stato il collaudo? Si è proceduto al collaudo? Ci sono dei tavoli che sono stati instaurati con il Comune di Roma per procedere ad un collaudo eventualmente parziale? Rimane sempre il problema della responsabilità giuridica se qualcuno si fa male all'interno, quindi di danni a cose o persone. E soprattutto quello che mi preme sottolineare è la problematica che è sorta con il centro anziani. Allora, il municipio deve farsi una domanda. Abbiamo intenzione di tutelare quel centro anziani, ma non solo a parole, con i fatti, o decidiamo che quel centro anziani se la deve vedere un po' da solo e quindi una volta possono essere richiesti 2.000 euro, la volta dopo gli si chiedono 3.000 e ogni volta aumentiamo un po' di più. Ovviamente un centro anziani che, voglio dire, non ha risorse patrimoniali illimitate, si basa su quello che riesce a fare, forse su un pranzo sociale, su una piccola quota di partecipazione se c'è qualcuno che vuole partecipare a degli eventi, ma è evidente il carico anche da un punto di vista economico che il centro anziani deve sopportare. Allora, la domanda gliel'ho fatta già prima e la continuo a fare finché non troveremo una soluzione. Non è l'unico, e lei lo sa bene, assessore, atto che ripetutamente porto in consiglio, perché se il municipio, un consigliere, si prende una responsabilità che è quella di seguire un argomento e di smettere di seguirlo, neanche smettere di seguirlo, ma trovare, aiutare a trovare la giusta soluzione, fermerò le interrogazioni solamente quando riusciremo a vedere la fine di questo centro civico. Le premetto che lei ha ragione quando mi dirà, e glielo ripeto, che le responsabilità il Movimento 5 Stelle se le è trovate, che vengono da lontano, ma io faccio anche sommessamente presente che quando si ricopre un ruolo ed una carica, la si ricopre non per scaricare la responsabilità, ma per trovare soluzioni a quello che anche in passato non è stato fatto. E quindi la soluzione che noi oggi vorremmo è capire, primo, rimediare a questo, diciamo, a questa situazione che ha surreale e che è divenuta insostenibile, e secondo punto, capire il municipio se si sta muovendo o meno, come il municipio sta portando avanti questa battaglia per la legalità. Questa è semplicemente la domanda, io la trovo molto semplice. Mi viene semplicemente il dubbio, assessore, non per lei, ma il problema del collaudo è un problema inerente a un altro assessore, quindi qui oggi ci doveva essere, giustamente lei fa spallucce, ma mi permetta di dirle che l'hanno mandata nella fossa dei leoni, perché se lei fa scuola e cultura e io chiedo informazioni sul collaudo e il presidente non si presenta, l'assessore competente non si presenta e mandano lei, mi dispiace per lei, però mi potrà dire quello che le pare, non è l'assessore competente, perché io mi aspetto delle risposte tecniche e soprattutto delle risposte concrete per una situazione, per la tutela di una situazione che in altri casi stiamo cercando anche di tutelare con i soggiorni anziani, ci siamo occupati
Oggi ci sarà una delibera sui centri anziani. Tutti i casi, a parole, siamo bravissimi, poi però nel caso concreto rischiamo che ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, se non riusciamo nella realtà anche a mettere le mani. Ma mettere le mani significa controllare una situazione, permettere che quel centro venga usufruito veramente da tutti. E le faccio anche un'altra domanda. Come siamo messi con l'idea che si era paventata più volte anche all'interno delle commissioni di arretrare la rete dell'Oasi di Fido e di creare uno spazio anche per i giovani? È scaduto il tempo. Sì, concludo solamente. Perché vede, tutte le problematiche che oggi ci sono al centro civico vengono da lontano, ma continuano ad esserci perché la politica non è stata in grado di dare e di dettare una linea. Quindi noi in questo momento e oggi ancora di più, perché è passato molto tempo, dobbiamo essere chiari, fermi e prendere delle decisioni. Grazie. Ricordo al pubblico che non è permesso applaudire, non lo sto facendo. Signore, io ve lo dico, come lo dico ogni volta a tutti quelli che lo fanno, non... Siete perdonati. Allora, lascio la parola all'assessore per la risposta. Allora, buonasera, io vi ringrazio della pazienza anche per aver insomma aspettato che io arrivassi. Effettivamente diciamo che di questa questione mi sono occupata anche nelle mie deleghe, perché trasporti e cultura, comunque all'interno del centro civico ci sono tutta una serie di strutture che sarebbe proprio opportuno che venissero messe legittimamente a talento e a servizio del territorio. Per quanto riguarda invece la questione tecnica, è vero, io non sono assolutamente nel merito delle questioni, però proprio per questo mi sono confrontata con la Presidente, che si scusa di non poter venire, ma ci tenevamo a dare una risposta all'interrogazione all'interno dei tempi, quindi siccome il prossimo consiglio sarebbe stato successivo, quindi io leggo la documentazione che la Presidente mi ha consegnato e in particolare leggo una nota che la Presidente ha redatto il 12 giugno del 2017, che fa il riepilogo dello stato dei fatti e diciamo non leggo la parte precedente rispetto all'ultimo consiglio nel quale si è trattata la questione. Giustamente, permanendo certe situazioni, è assolutamente giusto che i consiglieri facciano le domande e che l'amministrazione dia le risposte per quello che è stato fatto. Quindi, diciamo che brevissimo excursus sull'11 agosto del 2016, quando la Polizia Giudiziaria, su mandato della Procura della Repubblica, era venuta in municipio chiedendo ed ottenendo copia di tutta la documentazione in possesso relativa all'argomento in oggetto. 29 settembre, contattato telefonicamente l'ufficio dell'ingegner Musumeci, al quale era stato chiesto un incontro sull'argomento, la risposta è stata che saremmo stati ricontattati, non ricevendo in seguito altra comunicazione. In data 4 ottobre è stato nuovamente contattato l'ufficio. In tale data ci viene riferito che per prendere appuntamento con l'ufficio occorre passare dall'assessorato capitolino. Pur ritenendo la richiesta bizzarra, il 10 ottobre si invia nota all'assessore Berdini con richiesta di incontro urgente. Il 25 ottobre la Presidente viene ricevuta dall'assessore, al quale tra le altre cose illustra la problematica in oggetto e fa presente l'urgenza di nomina di una nuova commissione di collaudo. L'assessore garantisce che si sarebbe attivato al più presto con gli uffici. Il 7 novembre, non avendo più ricevuto alcuna comunicazione in merito, si sollecita un nuovo incontro con l'assessore e con gli uffici. Nel frattempo si viene a conoscenza del fatto che il procedimento non fa più capo all'ingegner Musumeci, bensì all'architetto Di Nola. Il 16 novembre è stata contattata la segreteria dell'architetto Di Nola, che avrebbe dovuto comunicarci la data per un incontro. Il 23 novembre sollecitiamo l'incontro direttamente all'architetto Di Nola tramite mail, incontro che viene fissato per il giorno 1 dicembre presso il suo ufficio. In tale occasione, presente anche il dottor Maurizio De Marchis in quanto a conoscenza del procedimento e membro della commissione di collaudo, si è convenuto sul fatto che andasse nominata nuova commissione di collaudo e il municipio si è reso disponibile a sostenere le spese di accatastamento delle opere per agevolare la successiva presa in carico da parte del Dipartimento Patrimonio. In data 22 dicembre
Arriva in presidenza una nota a firma dell'architetto Di Nola indirizzata al Dipartimento Patrimonio e per conoscenza a questa presidenza, in cui si proponeva una riunione per il 19 gennaio da tenersi presso il Dipartimento PAU. In quella data la presidente si reca in Dipartimento per l'incontro, ma invece di incontrare gli interlocutori idonei per procedere in direzione del collaudo, viene dirottata nella stanza dell'architetto Di Luzio, completamente all'oscuro della problematica. Pazientemente racconta nuovamente tutta la questione relativa al mancato collaudo delle opere a scomputo, realizzate con gli oneri di urbanizzazione dovuti per la costruzione del complesso alberghiero. Anche con l'architetto Di Luzio si conviene sul fatto che fosse indispensabile nominare al più presto una nuova commissione di collaudo. Lo stesso garantisce che avrebbe comunicato all'architetto Di Nola di provvedere in merito per competenza. Il 26 gennaio sollecitiamo nuovamente l'architetto Di Nola alla nomina della commissione di collaudo. Il 10 febbraio chiediamo tramite mail all'architetto Di Nola novità in merito. La stessa risponde di non aver ricevuto alcun aggiornamento da parte dell'architetto Di Luzio. Ricontattiamo più volte lo stesso, anche attraverso il direttore della direzione tecnica, e ci garantisce di aver riferito dettagliatamente il da farsi. In data 8 marzo la presidente del municipio insieme al direttore della direzione tecnica incontrano l'architetto Di Nola. In quell'occasione l'architetto prende l'impegno di inviare una nota ai membri della commissione di collaudo che nella relazione redatta in data 11-12-2013 aveva dichiarato incollaudabili le opere in oggetto per capire quali atti fossero necessari per consentire la collaudabilità delle opere e una nota al Dipartimento Patrimonio per avere conferma dell'avvenuta cessione gratuita dell'area su cui insiste il centro polivalente. Il municipio ribadisce la sua disponibilità a farsi carico dell'accatastamento delle opere in questione, non appena la commissione di collaudo fornirà tutti i dati necessari all'espletamento di detta procedura. Il 4 aprile l'architetto Di Nola chiede formalmente al Dipartimento Patrimonio l'esito dell'accertamento patrimoniale e con nota protocollo sempre del 4 aprile chiede altresì ai membri della commissione di collaudo di specificare i passi amministrativi da attuare per pervenire al definitivo collaudo delle opere. A 2 mesi di distanza dall'invio della nota da parte dell'architetto Di Nola non si hanno aggiornamenti sul procedimento di collaudo, anzi si mette addirittura in discussione la legittimità della commissione di collaudo che a detta di alcuni membri avrebbe terminato la propria attività con la relazione di incollaudabilità presentata nel 2013. Inoltre, nessuno ha mai comunicato al municipio i dati per procedere all'accatastamento delle opere, procedura indispensabile per la successiva presa in carico della stessa. A fronte quindi di tutte queste inerzie degli uffici, in data 30 giugno la Presidente ha presentato un esposto alla Procura, alla Corte dei Conti, proprio perché, e leggo, voglio accertare l'eventuale danno erariale dovuto all'inerzia dell'unità operativa permessi a costruire del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica nel perfezionare l'iter di collaudo delle opere a scomputo, degli oneri di urbanizzazione eccetera eccetera, nonché al mancato inserimento del Comune di Roma nel procedimento fallimentare in qualità di creditore per il recupero degli oneri concessori convertiti in opere a scomputo non realizzate. Sempre per quanto riguarda la nomina della nuova commissione di collaudo, nelle more di capire se l'architetto Di Nola sia effettivamente confermata o meno nell'incarico che attualmente ricopre, la Presidente ha anche chiesto e ottenuto il 25 luglio, quindi praticamente oggi, un incontro con l'assessore all'urbanistica per poter procedere a questo tipo di discorso. No, l'ha chiesto tempo fa, l'incontro gli è stato dato per oggi ed è il motivo per il quale poi mi trovo io qui a riferire. Si chiedeva inoltre il discorso dei tavoli di confronto con il Comune e l'instaurazione di questi tavoli è avvenuta già a partire dall'ottobre del 2016. La responsabilità giuridica in caso di danni a cose o persone ricade alla proprietà, in capo alla proprietà di questi immobili che non sono ancora stati acquisiti al patrimonio comunale, quindi non è, diciamo, di pertinenza nostra. Le garanzie a sostegno degli anziani che regolarmente si recano al centro civico e che attualmente non avrebbero altro luogo in cui riunirsi
Formalmente non è stato istituito il centro sociale anziani di Statuario, visto che quei luoghi non sono nelle disponibilità del comune, quindi del municipio. Perciò si sta cercando appunto di risolvere il problema, e se non si dovesse arrivare alla soluzione del problema, finché non si troverà un altro immobile che possa essere di proprietà comunale, che possa essere messo a disposizione degli anziani, al momento gli anziani, come le altre associazioni che usufruiscono dei locali di quell'area, di quel comprensorio, lo stanno facendo consapevoli della situazione. Questo, diciamo, è quanto. Peraltro, informalmente la Presidente ha anche contattato diverse volte le associazioni per cercare di avere anche tramite loro, anche a seguito di una serie di, diciamo, ecco, di conflittualità che poi sono emerse tra le diverse associazioni che gestiscono i vari spazi, chiedendo un aiuto anche dal punto di vista pratico, ma da questo punto di vista ancora non è stato, diciamo, acquisito nulla. Questo è quello che il municipio finora ha fatto. Sì, consigliera Cercone. Ho 3 minuti? Quanti sono? 3, giusto? Sì. Allora, non posso ovviamente, assessore, ritenermi soddisfatta dell'interrogazione, perché da quando sono entrata in questo municipio, quando ero presidente della commissione controllo e garanzia, feci moltissime riunioni e moltissime commissioni per capire se era possibile trovare una soluzione a beneficio di tutti e a beneficio del territorio. Ora mancano degli elementi chiave. Il primo, quant'è il costo di questo accatastamento? Secondo, le faccio presente che voi vi state accusando tra di voi, cioè il presidente del municipio voleva andare dall'assessore, che era sempre dello stesso gruppo politico, che però non l'ha ricevuto Berdini. Me l'ha detto lei, guardi, mi ha detto lei, praticamente nella varie cose, Berdini solamente il 25/10/2016 riceve la Lozzi, ma nonostante i numerosi solleciti, questa manfrina va avanti senza capire obiettivamente oggi di che morte moriremo. Senza capire se effettivamente è possibile un collaudo, perché nell'ultima relazione che noi abbiamo i beni sono incollaudabili, quindi cosa che sarebbe dovuta essere fatta durante quest'anno, mi permetto di dire non da tecnico ma da persona con un po' di buon senso, è eventualmente un altro sopralluogo, un'altra relazione tecnica per capire se l'incollaudabilità che era stata definita a suo tempo permane. Perché se noi continuiamo a parlare di collaudo parziale, e chiudo, un minuto mi resta, se continuiamo a parlare di collaudo parziale, collaudo sì e collaudo no, e poi abbiamo l'unica relazione che ci dice che è incollaudabile, è inutile che noi proponiamo anche l'accatastamento. Qui va fatta un'ennesima relazione per capire se l'incollaudabilità può essere superata, cosa che non è stata fatta. Sono però contenta di una cosa, che visto che l'interrogazione è del 28 e l'esposto del 30, voglio pensare che in qualche modo, so che non si dimentica, perché ovviamente spero che la Presidente non si dimentichi di una cosa così importante, ma che le interrogazioni siano in qualche modo un sollecito per non dimenticarvi di quello che sta avvenendo all'interno del centro civico, e al contrario, per avere a settembre, quando sarà ripresentata l'interrogazione nuovamente sullo stesso oggetto, per sapere quello che è avvenuto oggi 25 luglio e se c'è una nuova relazione che ci dà la disponibilità ad un collaudo. Senza di quello stiamo parlando del nulla. Grazie. Ah, scusi, termino con una cosa. Mi dispiace, lei ha ragione a dirlo, però sa, ad un certo punto sentirsi dire che formalmente il centro anziani non esiste, quando tante persone tutti i giorni e quotidianamente, non voglio dire sacrificano perché lo fanno con tanto piacere, però si mettono in gioco, hanno voglia di vivere, hanno anche in parte rilanciato il centro, e lo dico anche per alcune associazioni, anzi le dirò per molte. Il problema è che, e concludo Presidente prima che mi stoppa, il problema è che quel centro non può essere a vantaggio solo di qualcuno, deve essere a vantaggio di tutti, e se la politica non ci mette le mani nel senso migliore del termine, quel centro rimarrà chiuso ad una parte di cittadini di Statuario, e noi continueremo a parlare di un qualcosa che esiste solamente nella pratica, ma che formalmente per il municipio e per il comune non esiste. Grazie.
Prima di passare alla prossima interrogazione, io ho intenzione di fermare il Consiglio per una conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari veloce. Volevo farlo alla fine del Consiglio, non si può, per motivi oggettivi che spiegherò a breve, presidenti dei gruppi consigliari. Quindi subito, interruzione, sospensione, credo 10 minuti basteranno. Sospendiamo il Consiglio per 10 minuti. Chiudiamo la seduta. Riprendiamo la seduta dal punto in cui eravamo rimasti, quindi all'interrogazione numero 2. Possiamo andare avanti? La seduta è aperta. Interrogazione numero 38/2017 a firma dei consiglieri Steritano, Biondo, Gugliotta, Vitrotti e Ciancio, avente ad oggetto impianto sportivo di via Pellegrini 12. Parla lei, consigliera Vitrotti? È possibile fare silenzio? In teoria non ci sono neanche i vigili. Dove stanno? Ah, stanno in fondo, non si vedono però, dovrebbero entrare dentro. Credo che o facciamo... Tranquilli, ma pare. Silenzio, sennò non si riesce ad andare avanti. Allora, l'interrogazione che appunto ha l'oggetto l'impianto sportivo di via Pellegrini, che molti conoscono di più con il nome di Polisportiva Mancini, nasce dalla necessità di capire qual è il destino di questa struttura, sulla quale però credo che occorra fare un minimo di qualche passo indietro e cercare di inquadrarla dentro un percorso storico che si porta dietro e anche un'eredità importante per tutti quelli che sono nati e cresciuti e conoscono la realtà della Polisportiva Mancini. Perché? Perché nasce nel quartiere, in un quartiere molto particolare, che è il quartiere Lamaro, nasce dalla volontà di alcuni spontanei, diciamo, residenti della cooperativa San Paolo, che decidono proprio con il loro impegno di fondare un centro che diventasse un punto di aggregazione per la più ampia fascia di popolazione possibile, ma soprattutto che svolgesse un ruolo di attrattore sociale in un quartiere che, ripeto, nel corso degli anni, soprattutto tra gli anni 70 e gli anni 80, ha vissuto un degrado, una fragilità sociale molto elevata. Devo dire che sono riusciti in quella missione e la Polisportiva quindi è diventata veramente un punto di riferimento per intere generazioni, e però nel corso degli anni ha saputo anche aumentare il livello e la qualità dell'attività e dei servizi che hanno iniziato ad offrire al quartiere. Quindi si è passati, diciamo, dal calcetto al tennis, alla pallamano, al pattinaggio, alla pallavolo, e poi nel corso degli anni siamo invece arrivati anche ad avere dei riconoscimenti di carattere nazionale. Uno degli ultimi, tra l'altro... Un attimo, mi dispiace veramente interromperla, volevo ricordare che le riprese non sono autorizzate dall'altra parte, sono autorizzate solamente per l'ente televisivo qui autorizzato dal Consiglio, grazie. Avvenuto appunto nel corso di questo anno. Ora abbiamo appreso che c'è una memoria di giunta da parte appunto dell'attuale amministrazione. Perché? Perché appunto è scaduta sostanzialmente c'è un excursus, tra l'altro, riportato all'interno della memoria di giunta stessa, che appunto è rintracciabile all'interno della stessa interrogazione, e di fatto sostanzialmente si vuole sollecitare, proprio chiedere agli uffici competenti di predisporre e pubblicare entro non oltre il 30 giugno di 2017 proprio l'avviso pubblico per l'affidamento dell'impianto sportivo comunale che si trova in via Francesco Pellegrini. Su questo mi vorrei solo soffermare un attimo. Perché? Perché diciamo, quella struttura ha anche una tensostruttura, quindi una tensostruttura, un pallone, chiamiamolo così, è conosciuto da tutti in questo modo. Ovviamente però senza corrente elettrica purtroppo non è più un pallone, e quindi sì, come fa il mio consigliere, si affloscia, ecco. Quindi in questo momento si è afflosciato. E
di fatto, diciamo, quello è stato un investimento importante, sempre perché ricade in quel pezzo di territorio e proprio perché negli anni aveva, diciamo, era diventato anche un ulteriore punto di livello agonistico per le diverse discipline. Quello che chiediamo in sostanza è, diciamo, per l'apertura al territorio, che era la vocazione originaria della polisportiva, si era anche arrivati a fare delle attività aperte anche alla terza età e quindi, diciamo, dava dei servizi e delle soluzioni che ovviamente per il quartiere restano fondamentali. Ora, quello che ci diciamo, interessa sapere intanto è, non ci risulta che ad oggi sia stato ancora pubblicato il bando, vista la richiesta anche di questa amministrazione di arrivare a farlo entro e non oltre il 30 giugno 2017, però, diciamo, come abbiamo chiesto, ci sono, diciamo, come nelle vostre linee guida messe all'interno della memoria di giunta, quasi la volontà di voler trasformare questa polisportiva in qualche cosa, diciamo, non di proprio, diciamo, diverso, però voler inserire diciamo, altre discipline, leggo così, ginnastica artistica, ritmica, arti marziali, valorizzare le organizzazioni che privilegiano il personale tecnico sportivo formato, composto da giovani under 35, e poi c'è, diciamo, la nostra richiesta, che cosa si intende per promuovere la salvaguardia anche del territorio esterno che è contiguo all'impianto. Insomma, si parla dell'area verde che, diciamo, gira intorno ad una parte dei campi e del pallone, appunto, dove, come viene appunto ricordato, in questo momento, in quello che è definito come il casale delle carrozze, immagino si riferisca a questo, ci sono degli senza fissa dimora, e come si intende, attraverso un programma di attività che possa riguardare, d'intesa con le istituzioni competenti, in collaborazione con altre realtà del no profit e della società civile, come inserito appunto nella vostra memoria di giunta. Cioè, ci interesserebbe capire intanto quando esce il bando, intanto che cosa intendete fare con questa struttura, cioè se è vostra intenzione, diciamo, lasciare che questa struttura continui a dare quelle risposte che ha dato nel corso degli anni a generazioni e generazioni, dal punto di vista sportivo, ma non solo, anche dal punto di vista della socialità sportiva, e soprattutto che cosa intende poi per questa salvaguardia del territorio esterno, perché, diciamo, questo è quello, è un punto molto delicato. Oggi parliamo di un'occupazione di circa 200 persone lì dentro, quindi veramente ci piacerebbe veramente sapere a cosa si riferiva la giunta sulla memoria di giunta numero 23. Grazie. Assessore. Allora, grazie, e chiedo soltanto se posso iniziare in realtà con un piccolo aggiornamento relativo alla risposta di prima, perché è arrivata proprio oggi una nota da parte dell'architetto Patrizia Di Nola, quindi ve la do in diretta, che invita i collaudatori della commissione collaudo: considerato altresì che il competente municipio si è reso disponibile a fornire ogni elemento essenziale di proprie competenze e possibilità che sia connesso al completamento favorevole delle attività di collaudo, si invitano i collaudatori in indirizzo a riprendere le attività volte all'emanazione delle relative certificazioni, facendo presente che potranno essere intrapresi i relativi contatti con il settimo municipio al fine di concordare ogni forma di collaborazione operativa sia necessaria per pervenire alla corretta emanazione delle relative certificazioni. Questa l'ha inviata adesso la Presidente, che, come vi dicevo, è impegnata proprio nel trattare gli eventi relativi a Via Polia. Chiuso questo piccolo inciso con l'aggiornamento che presumo comunque sia di interesse del Consiglio, anche se la consigliera in questo momento non è presente. Certo, infatti l'ho voluta dare comunque, ci sono le registrazioni, voi potrete dare. E torno invece all'oggetto specifico. Prima è stato detto che la politica ci deve mettere le mani nelle cose, perché se non ci mette le mani poi di fatto le situazioni restano così, nel vago e nell'indefinito. Questo è vero, però quando la politica ci mette le mani ce le deve anche saper mettere nel rispetto di una serie di norme, procedure, che altrimenti, se non vengono poi rispettate, determinano
determinano delle situazioni che poi diventano difficilmente gestibili. Per quanto riguarda il discorso relativo al bando per l'affidamento dell'impianto sportivo di via Francesco Pellegrini, questa amministrazione è assolutamente consapevole dell'attività meritoria svolta dall'associazione sportiva che ha gestito fino al 30 giugno la struttura. Infatti, quando allo scadere della concessione, che era il 31/12/2016, l'associazione sportiva, la polisportiva Mancini, ha presentato una richiesta di proroga tecnica perché aveva avviato una serie di attività agonistiche, quindi campionati, l'amministrazione si è dichiarata assolutamente favorevole a concedere la proroga tecnica fino al 30 di giugno, ed è il motivo per il quale la memoria di giunta riporta come termine ordinatorio e perentorio il 30 di giugno per l'emanazione dell'avviso pubblico, perché l'intenzione dell'amministrazione è quella di far sì che l'impianto possa essere reso fruibile al territorio nel rispetto per l'appunto della normativa vigente. Se non che nel frattempo, siccome uno si attrezza per arrivare alle procedure corrette, sono stati effettuati dei sopralluoghi tecnici sia da parte del servizio di RSPP sia da parte dell'ufficio tecnico e di servizio di prevenzione e protezione RSPP per il rispetto delle norme sulla sicurezza, e le relazioni che sono state fornite sia dall'ufficio tecnico municipale sia dal servizio di prevenzione e protezione municipale purtroppo sono risultate assolutamente negative. Quindi in questo contesto diciamo che l'ufficio sport, ricordiamo che il municipio è competente per la gestione degli impianti di rilevanza municipale, il che significa che l'ufficio emette un avviso pubblico finalizzato alla gestione dell'impianto. Si presume che l'impianto sia gestibile, cioè sia assolutamente idoneo. Poiché invece i sopralluoghi tecnici hanno evidenziato il mancato rispetto di una serie di prescrizioni imprescindibile, si è dovuto fare un passaggio preliminare, e questo passaggio preliminare ha coinvolto anche il Dipartimento Sport. Peraltro con l'associazione sportiva abbiamo anche proseguito un'interlocuzione al fine di rimettere ordine, come suol dirsi, tra le carte, perché il comprensorio di piscine di Torre Spaccata, proprio per la sua natura sociale così complessa, è stato oggetto nel tempo di una serie di provvedimenti dettati sempre da intenzioni encomiabili, ma che spesso si sono stratificati, e non c'è stata una perfetta coerenza tra l'azione che è stata portata avanti e l'iter amministrativo, burocratico, legislativo che poi questa azione ha inserito nel perimetro corretto, trattandosi comunque di beni pubblici e quindi di una pubblica amministrazione. Il Dipartimento Sport ha dato l'impianto sportivo al municipio nel 2015, asserendo di aver consegnato tutta la documentazione in proprio possesso e tutta la documentazione che fosse sufficiente alla corretta gestione. Di fatto, da subito l'ufficio sport, anzi la direzione socioeducativa, ha risposto al Dipartimento dicendo che mancava il verbale di consegna, quindi non proprio l'ultimo dei documenti. Il Dipartimento Sport non ha mai risposto in maniera costruttiva, nel senso che ha detto: noi abbiamo dato tutta la documentazione in nostro possesso, non abbiamo null'altro. Nel frattempo è cambiata non solo l'amministrazione a livello di parte politica, ma anche l'amministrazione a livello di parte amministrativa, per cui la dottoressa Giannoni, che era la precedente responsabile, è stata sostituita dalla dottoressa Pelosi. L'ufficio sport è stato rinnovato, perché chi c'era prima nel frattempo è stato turnato, rotato, andato in pensione. La situazione attuale è che l'attuale direzione socioeducativa e l'attuale ufficio hanno richiesto di nuovo al Dipartimento Sport tutta la documentazione.
ma il Dipartimento non si è, come dire, dichiarato in grado di poter produrre questa documentazione. E qui veniamo ad un grossissimo problema, cioè il problema di riuscire a gestire queste concessioni in scadenza. Cioè, lo stesso Dipartimento Sport da qualche anno non riesce a rinnovare le concessioni che via via si esauriscono, tant'è vero che c'è nello stesso comprensorio un altro impianto sportivo che è di rilevanza comunale, quindi non municipale, quello noto come PTS Piscine di Torre Spaccata, che dal 2011 ha la concessione scaduta e che è rimasto in uno stato sostanzialmente di progressivo degrado e abbandono. E anche su questo, poiché l'amministrazione, in coerenza con quanto è stato fatto precedentemente, ritiene di voler intervenire a supporto di un quartiere che, rimboccandosi le maniche, si è dato da fare per uscire da una condizione di difficoltà, di degrado, ritiene di voler sostenere questo percorso, ha elaborato una visione complessiva all'interno della quale l'attività sportiva, ma anche l'attività culturale, ma anche l'attività dell'associazionismo civico e la presa in carico da parte dei singoli cittadini dei beni pubblici, ed ecco il passaggio relativo al fatto di volersi prendere cura di tutto l'ambiente circostante. Quindi questa amministrazione ha elaborato una visione complessiva della questione, nell'ambito della quale ha anche richiesto al Dipartimento Sport intanto una collaborazione per la gestione di questo avviso. Perché dico per la gestione di questo avviso? Perché non si può mettere a bando, così com'è, l'impianto sportivo, proprio in virtù delle anomalie tecniche, che sono delle anomalie consistenti, e in virtù del fatto che, se non si dirime la competenza relativa alla gestione di queste caratteristiche tecniche, io dico soltanto una cosa: nell'interrogazione si dice che la struttura consta di due campi all'aperto, un campo al chiuso con copertura presso statica, non c'è una densostruttura ma una presso struttura per l'appunto, per lo svolgimento delle attività di pallacanestro e pallavolo, 5 spogliatoi, una sala sociale, uno spazio polivalente e una sala segreteria. Perché al momento attuale lo stato dei luoghi è questo, ma questo stato dei luoghi non corrisponde allo stato dei luoghi che invece è presente nella concessione che è stata fatta nel momento in cui è stata regolarizzata la presenza della polisportiva Mancini, che sta in quell'area dal 1985 e che invece parla di altre strutture. Innanzitutto gli spogliatoi non sarebbero 5 ma sarebbero 3, perché altri 2 spogliatoi sono in realtà dei container che sono stati successivamente posti in opera da parte della polisportiva, ovviamente per un miglioramento delle condizioni di svolgimento dell'attività atletica, ma che comunque rappresentano un problema dal punto di vista dell'inquadramento urbanistico. Idem per quanto riguarda la palestra polivalente, che in realtà risulta un campo di bocce con copertura. Quindi diciamo che si presentano una serie di difficoltà rispetto alle quali, poiché la competenza dal punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria e della progettazione degli impianti sportivi in quanto impianti speciali è dipartimentale, il municipio all'interno della propria forza professionale non ha i tecnici competenti per gli impianti speciali dal punto di vista sportivo, chiaramente si è creata questa esigenza di voler arrivare ad una forma di risoluzione della questione, perché quello che noi vogliamo non è rappresentare un problema, ma individuare il modo corretto di affrontare la soluzione del problema. Fermo restando, assessore, la informo che sono scaduti 10 minuti. Ok, la questione è complessa. Fermo restando che non è possibile avventurarsi o fare delle cose che poi non abbiano la regolare consistenza, anche perché quello che forse si poteva fare oltre 30 anni fa, ricordo per l'appunto che dal 1985 la polisportiva è presente nella struttura e che non è mai stato emanato un avviso pubblico, perché in realtà la concessione è stata data per regolarizzazione di una situazione, quindi si tratta del primo avviso pubblico che viene fatto a distanza di oltre 30 anni.
E con tutta una serie di norme che, come sapete tutti perfettamente, da qualche anno a questa parte, per quanto riguarda concessioni, eccetera, sono assolutamente stringenti. Allora, poiché uno non si improvvisa dall'oggi al domani e non vende fumo, si sta cercando, e gli uffici stanno cercando in modo molto serio, e lo posso dire perché, diciamo, li supervisiono in maniera assidua e costante, di trovare una soluzione che sia una soluzione corretta nel rispetto delle norme di sicurezza, perché finché non succede niente siamo tutti bravi a dire e vabbè, ma intanto la prima volta che succede qualcosa però non c'è più la possibilità di tornare indietro. Assessore. Allora noi cerchiamo di trovare una risposta a questo. Ecco. Ma è così, Clemente, Presidente, non mi sento. Scusi. Sì, consigliera. Allora, non sono per niente soddisfatta e cercherò di spiegare anche perché. Intanto, che cosa le scrivete a fare le memorie di giunta se poi viene qui ad elencarci 250.000 problemi? Perché se poi dentro la risposta alla sua interrogazione, io vedo che lei sbarra gli occhi, però diciamo quello che ci ha detto non solo io, diciamo, lo capisco. Però che cosa scrivete a fare allora di chiedere agli uffici di fare un bando entro e non oltre il 30 giugno? No, perché se no la gente che ci vede da fuori non è che capisce tanto, perché basta, secondo voi, questo già era successo per il cyberbullismo, fare una memoria di giunta e poi lì in quel caso perdemmo i soldi, perché il dipartimento, perché gli uffici non furono in grado di. Oggi non si capisce quale sarebbe la situazione da sbrogliare e come ci si riesce, soprattutto visto che i rimpalli che arrivano dal Dipartimento, poi forse se magari un giorno parla anche con l'assessorato, oltre che parlare con il Dipartimento, e lo incarica di questa situazione, io lo capisco che è incarico al Dipartimento Sport, però sa, lei è un assessore, forse la parte politica, se ha intenzione di gestire un impianto di quel tipo e di non lasciarlo, come scrive nella memoria, in stato di degrado ed abbandono, serve che anche la politica si metta intorno a un tavolo e dica: questa è l'importanza di questo posto, troviamo una soluzione insieme, perché questo vuol dire, se non ho capito male, che con tutti i problemi che ci sono e con tutte le letterine che lei ha inviato e con le quali, diciamo, ha avuto anche una reciproche risposte più o meno soddisfacenti, a settembre questo posto non aprirà. Quindi tutto quel famoso periodo diciamo in cui si era visto un protagonismo di una realtà di quartiere che aveva, diciamo, avuto modo di mettere dentro il percorso sportivo persone, diciamo, che vengono anche dalle fasce sociali diversificate, le più diversificate, quindi promuovendo anche socialmente e facendo anche un'attività di inserimento sociale adeguata, purtroppo verrà meno a questo ruolo, probabilmente, perché da quello che capisco non mi è riuscita a dare un termine entro il quale voi riuscirete ad emanare questo bando e forse dovreste fare una nuova memoria di giunta in cui probabilmente non sarà più il 30 giugno il termine perentorio dentro il quale pubblicare l'avviso pubblico. Nel frattempo lì che cosa succede? Cioè, le persone che hanno in concessione questo spazio, gli è stato chiesto, diciamo, di tenere la guardiania? Come? No, perché prima abbiamo parlato di via Polia, attenzione, cioè io non vorrei che nelle vostre buone intenzioni, tutte buone, poi vediamo quello che succede quando parliamo di bandi e di quello che è stato fatto quando la politica ci ha messo le mani negli ultimi anni, in sesto municipio non mi pare che andate tanto bene a proposito di questioni che riguardano le palestre sportive, gli impianti sportivi municipali, quindi attenzione quando, diciamo, ci ergiamo a fare, diciamo, le maestrine senza poi però capire dove andiamo a parare. Però io dico, qual è la risposta alla mia interrogazione? Perché non si è capito quando arriverà il bando, non si è capito quale sarà la modalità di gestione di questo spazio, perché sì, lo sappiamo tutti qual è la situazione, lo sappiamo tutti che non si deve arrivare ad una situazione di degrado progressivo, però mi pare che le condizioni ci siano tutte, non si capisce come intendete valorizzarlo, perché da quello che scrivete, diciamo, poi come si può applicare tutta quella roba lì, addirittura inserendo servizi sportivi nuovi, perché quando parlate di artisti, ginnastica artistica, ritmo, arti marziali, o avete in mente qualche cosa che oggi però, diciamo, non ci è sembrato molto chiaro, probabilmente avete in mente un progetto che però o non siete in grado di elaborare oppure non volete esplicitare, questo mi dispiacerebbe molto se fosse così, ma io, diciamo, a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, e soprattutto vorrei sapere che cosa succede a settembre, cioè probabilmente io dovrò uscire da quest'aula e a chi mi chiede che cosa posso fare tutti quelli che già frequentavano,
potrò rimandare mio figlio lì, probabilmente dovrò dare una risposta negativa. E credo che questa, cioè la chiusura di un servizio, perché poi parliamo di questo, credo che sia la sconfitta principale della politica. E mi dispiace, ma ha il segno di questa amministrazione. Yeah.